Beh, alla buona ora, io l'ho detto il giorno dopo il giudizio sulla mia legge, loro ci hanno impiegato 8 anni, però con il tipo di interpretazione che hanno fatto hanno veramente aperto il vaso di Pandora. Non lo so cosa potrà succedere adesso, bisogna attendere le motivazioni, che parti hanno bocciato di preciso, per capire se resta in piedi o meno una qualunque legge elettorale. Probabilmente si tornerà al Mattarellum comunque. Questo non è esplicitato nel loro comunicato. Lei ha qualche rimpianto per quella mossa di 8 anni fa di far approvare questa legge? Dopo un mese che è stata approvata l'ho definita e dal mese successivo ho tentato di correggere la legge che avevo definito una porcata. Sono 8 anni e tutti dicono che vogliono cambiarla, poi alla fine ero rimasto da solo a volerla cambiare. E adesso è contento? Siccome oggi pomeriggio abbiamo deciso di procedere in tempi brevissimi, perché per fine gennaio dobbiamo arrivare alla conclusione dei lavori della commissione su mia proposta per portare in aula una nuova legge elettorale, al di là della bocciatura o meno della consulta, io credo che sia positivo che finalmente il Parlamento sia dato una mossa. Secondo lei qual è la nuova legge ideale? Senza una modifica costituzionale che sopprime il bicameralismo perfetto, ovvero due camere che fanno la stessa cosa, ma con un elettorato diverso, è impossibile raggiungere una legge elettorale perfetta. Prima si deve ridurre il numero dei parlamentari e togliere la fiducia al Senato, allora ci sono un sacco di modelli elettorali che possono andare bene. Stante la Costituzione attuale, è impossibile fare una legge elettorale.